un tiratore, attenzione, va raddoppiato, bene così, Mancinelli che poi anticipa, Jermaine Henderson, fallo, fallo, attenzione, va raddoppiato, bene così, Mancinelli che poi anticipa, Jermaine Henderson, fallo, fallo. Attenzione perché c'è una rissa in campo, c'è una rissa in campo, c'è una rissa in campo, bruttissimo finale da condannare sotto tutti i profili, bruttissimo finale da condannare sotto tutti i profili, inaccettabile da qualsiasi parte arrivi, non è possibile. Non è neanche da commentare. Inaccettabile da qualsiasi parte arrivi, proviamo a ricostruire. No, ma è successo qui dove vedi Soragna sta guardando il gioco fermo, ma non possiamo qui. Jesse Young lo vediamo partire, ma non sappiamo quello che può essere successo. Rivediamo ancora, incredibile. Quello che succede è al lato sinistro. Vediamo partire Jesse Young. Quello che è successo prima, e vedete l'arbitro che aveva già subdorato quello che poteva succedere, è andato per primo a togliere i giocatori di mezzo. Qui ancora addirittura i tecnici che vanno, perché c'è un personaggio dello staff del Canada che è andato a dire qualcosa, e vedete Walter De Raffaele che viene a fatica fermato anche dagli altri, e è intervenuto anche Recalcati che ora prende una manata in faccia. Pasquali che porta dietro Levon Kandel, in campo anche gli uomini della panchina, quelli che non erano in campo questa sera, tutto lo staff, ma a questo punto più persone ci sono, più confusione si crea. Questo a livello internazionale non sarebbe permesso, non è possibile che in campo ci siano 30 persone, perché con 30 persone in campo può succedere tutto, basta una parola, una spinta, un gesto per scatenare la rissa. Qui bisogna che i capi delegazione vadano dai propri atleti, vadano dai propri tecnici e li mettano ognuno al loro posto, e questo non sta succedendo. Non può pensarci Renato Pasquali, che è un assistente, può dare una mano. Chi comanda deve mettere ordine. Immaginiamo che non sarà contento di quanto sta vedendo anche Gherardini, che è lì in panchina seduto. Qui Pascotto con Rautins, un finale assolutamente da censurare. Ci faremo poi spiegare cosa si sono detti, cosa sia avvenuto sul parquet, ma in realtà non c'era motivo, Franco, di accendere. Probabilmente c'è stato un contatto mentre c'era la penetrazione di un attaccante che andava a rimbalzo d'attacco e di un difensore che mi contestava. Poi chi ha dato per primo, chi ha colpito per primo, che importanza ha, Franco? È inaccettabile.